Come potete vedere, le lancette sono in posizione pressoché perfetta. Vedete che c'è una grande quantità di dettagli che sono stati sistemati e ce n'è una grande quantità che devono ancora essere sistemati, perché un'immagine come questa deve poi risultare assolutamente perfetta in ogni sua parte. È proprio vero. Fotografare oggetti riflettenti è una sfida per qualsiasi fotografo. In particolare nel momento in cui ci troviamo a fotografare degli orologi, la sfida raddoppia, perché un orologio non è solo un oggetto riflettente, ma è un oggetto riflettente che presenta molteplici sfide al suo interno. Abbiamo delle superfici piane, delle superfici convesse, delle superfici bombate, abbiamo tutta una serie di sfide sul medesimo oggetto. Quindi fotografare un orologio è più difficile che fotografare una borsa, questo è fuori di dubbio, ma è anche più difficile rispetto a fotografare una bottiglia, nonostante siano entrambi oggetti riflettenti. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare e anche oggi parliamo di fotografia, in particolare parliamo di fotografia di orologi. Ora, io non ho ovviamente la pretesa di parlarvi di come si fotografano orologi in assoluto in un contenuto come questo, che non è neanche particolarmente lungo. Esistono, se è per questo, dei contenuti su YouTube che sviscerano l'argomento in maniera molto più netta e profonda, fatti da professionisti che fanno solo quello, quindi sono più bravi e più tecnici di me sotto questo aspetto. Però oggi voglio farvi vedere una fotografia che ho cercato di replicare, e si tratta della fotografia di questo bellissimo Omega Speedmaster. Io ovviamente per l'occasione ho scelto una foto che mi sembrava abbastanza semplice da realizzare, quindi non sono andato a prendere delle cose complicatissime, anche perché come vi spiegherò nel corso del video, esistono molteplici sfide che bisogna affrontare durante l'allestimento di un set come questo, e per cui non è detto che si trovi una soluzione, perché spesso e volentieri ci si trova di fronte all'impossibilità di ricreare un certo tipo di illuminazione. Vuoi perché il mio studio è più piccolo, magari le foto originali sono state scattate in uno studio, anzi non magari, sono sicuramente state scattate in uno studio super mega gigante, super mega attrezzato. Vuoi perché io sto facendo una foto vera e sto cercando di illuminare per davvero il mio soggetto, mentre molte volte queste immagini non sono nemmeno fotografiche, magari sono render. In ultima analisi, mettiamoci anche dentro che magari queste immagini, siccome c'è un livello di cura maggiore rispetto alla media, magari queste foto sono state realizzate con luci diverse, cioè magari è stata illuminata prima la parte superiore, poi è stata spenta quella luce, è stata illuminata la parte inferiore. È una cosa che faccio anch'io in certi casi. In questo caso non l'ho voluto fare perché in questo caso stavo usando anche il focus stacking. Se vi dovesse essere nuovo questo termine, vi lascio un link in card, andatevi a vedere un video in cui ho già parlato del focus stacking e di come si fa. Rivedremo i tratti salienti durante questo video, ma non andrò a spiegare tutto in profondità, quindi se volete capire esattamente di cosa si tratta, andatevelo a vedere. Vi basti sapere però che nel momento in cui faccio focus stacking devo scattare con le luci fisse, non posso spostarle, perché nel momento in cui si fa focus stacking fondamentalmente sto facendo tante foto della stessa cosa in maniera da prendere un pezzettino a fuoco per volta. Quindi faccio prima a fuoco il davanti, poi a fuoco il mezzo, poi a fuoco il dietro, e questo comporta che non posso spostare le luci durante, le luci devono rimanere fisse, per cui devo illuminare il mio soggetto in maniera coerente e mantenere quella coerenza per tutte quante le foto. Ovviamente questo problema non si pone nel momento in cui si sta facendo uno shooting per un brand di lusso, quindi questo è un problema mio e di tanti altri fotografi che nei nostri piccoli studi non abbiamo la possibilità di avere questa versatilità. Questo però che cosa significa? Significa che le foto fatte a un prodotto per un brand di lusso saranno sempre migliori di quelle che possiamo farci noi in casa, perché avranno un livello di cura maggiore, perché avranno di fianco, sicuramente avranno di fianco i tecnici di quel brand che gli diranno come fare, che gli diranno quali sono gli aspetti chiave da mettere in evidenza di quel determinato prodotto, che gli diranno magari: guarda, questo prodotto fa questo scherzo con la luce, quindi stiamo attenti a questa cosa. C'è tutta una serie di problematiche che, lavorando in team, si risolvono. Lavorando in casa da soli la sera alle 10, diciamo che molte cose non si risolvono perché manca proprio l'attrezzatura per farlo. In particolare io mi sono reso conto che per realizzarla esattamente uguale avrei dovuto avere un bank molto più grande e un foglio di carta sospeso dietro al quale mettere il bank, in maniera tale da ammorbidire ulteriormente la luce. Lo spazio per mettere questo ulteriore foglio e un bank più grosso di quello che ho sono stati gli intralci che ho avuto nel realizzare questa foto, ed è il motivo per cui non sono riuscito ad avere esattamente l'effetto che volevo io. Sono andato vicino, ho ottenuto quasi l'effetto che volevo. Diciamo che è una buona foto, ovviamente è un pelo inferiore rispetto a quella originale prodotta dal brand, ma ci sta.
Ci sta assolutamente. Ora, per chi si stesse domandando come era allestito il set, vi lascio in card un altro video, perché ho realizzato un altro video sulla fotografia di orologi in cui vi ho già fatto vedere il set di illuminazione che utilizzo in questo momento per fotografare questi pezzi. Per cui set di illuminazione molto semplice, due strip box messe perpendicolarmente, l'orologio nel mezzo, foglio di carta sopra che tende a riflettere la luce sul quadrante, e questo è il set. Semplice così come ve l'ho detto. Ovviamente fotocamera sul cavalletto, ovviamente trigger per far scattare i flash, semplicissimo, ma se volete capire meglio come erano posizionate le cose andatevi a recuperare questo video in card dove vi faccio vedere esattamente come avevo messo le cose per fotografare un altro orologio. Questa è una foto diversa, quella era una foto su bianco, questa è una foto su nero, ma il concetto è esattamente lo stesso. Ora ci tuffiamo all'interno di Photoshop e vi faccio vedere com'è venuto questo shooting. Molto bene amici, siamo qui come al solito all'interno di Photoshop. Io qui vado a farvi vedere un risultato intermedio, perché non è il risultato finale. Qui, come potete vedere, abbiamo l'orologio che è già stato fuso, quindi questo è già il focus stacking effettuato. Parto da questo perché vi faccio vedere che qui c'è bisogno assolutamente di un po' di controllo sulle finiture, perché come potete vedere qui sono già state fatte delle correzioni, qui ci sono un paio di segni magari sul cristallo. Come potete vedere le lancette sono in posizione pressoché perfetta, vedete che c'è una grande quantità di dettagli che sono stati sistemati e ce n'è una grande quantità che devono ancora essere sistemati, perché un'immagine come questa deve poi risultare assolutamente perfetta in ogni sua parte. Quindi vedete, molto è già stato fatto, ma non abbiamo ancora finito. Per esempio, io penso anche di restaurare questo punto sopra il 110, quindi vado a clonare il punto da un'altra parte, lo vado a sostituire, quindi si vanno a fare tutte delle migliorie, come per esempio anche qui dentro nei pusher c'è un po' di accumulo, e io questo andrò sicuramente a eliminarlo in post-produzione. Fatemi sapere in un commento se argomenti come questo vi interessano, così posso pensare di fare una seconda parte del video dedicata a farvi vedere l'immagine terminata, perché al momento è assolutamente provvisoria. E andiamo adesso all'interno del modulo di sviluppo di Camera Raw e vi faccio vedere come si procede. Molto bene, come potete vedere siamo balzati all'interno del modulo di sviluppo di Camera Raw. Potete usare anche Lightroom o qualsiasi altro strumento, ovviamente io sto utilizzando Camera Raw perché mi viene più comodo rispetto a Lightroom, ho già spiegato perché in altri contenuti. Ora scorriamo attraverso le foto che ho selezionato per fare questo focus stacking. Come potete vedere, nel primo scatto ho messo fuoco nella parte più vicina, cioè ho messo fuoco qui, ho messo fuoco sul primo pusher e sulla corona. Nella seconda foto ho messo a fuoco un po' più avanti, quindi probabilmente ho messo a fuoco, sì, corona piena e inizio della ghiera. Nella terza foto comincio a mettere a fuoco i quadranti, andiamo avanti e c'è il secondo quadrante e cominciamo a prendere dentro le sfere, andiamo avanti e qui prendo dentro il logo e proseguiamo con il nostro stacking. Qui abbiamo preso bene la scritta e la parte superiore della ghiera, qui andiamo sull'ultimo quadrante e sulla parte superiore del vetro, e qui stiamo andando a prendere a fuoco correttamente la ghiera, e qui siamo anche andati oltre, prendiamo un pezzo di bracciale. Ok, e ricominciamo da capo. Queste sono le immagini che ho scattato per realizzare il focus stacking, ovvero per avere tutta quanta la foto a fuoco, perché come potete vedere stavo scattando a f11, ok, stavo scattando a ISO 100, 100 mm f11, un 200esimo di secondo. Scattando a f11 ho la profondità di campo massima che posso ottenere senza andare a sacrificare la nitidezza dell'immagine, quindi questo è il diaframma giusto a cui scattare, ma come potete vedere è impossibile prendere l'intero soggetto a fuoco da questa angolazione a questa distanza, per cui la soluzione è realizzare tante foto che vanno poi a essere sommate in post-produzione in maniera tale da ottenere una foto unica perfettamente a fuoco. Ora ovviamente ho fatto delle micro correzioni su questa immagine, come potete vedere ho fatto proprio giusto due cosine, ho aperto un pochettino le ombre e ho tolto un pochettino di highlights perché erano molto molto brillanti. Vedete che se vado a spegnere le modifiche otteniamo una foto molto più scura, un pochino meno bilanciata. Io poi so già che andrò a scontornare questo orologio e gli metterò sotto uno sfondo diverso, perché questo qui era il suo cuscinetto da esposizione, ma come potete vedere i cuscinetti sono pieni di residui perché sono proprio prodotti così, cioè questa qui, questi pelucchi che vengono fuori è la sostanza plastica che riempie il cuscinetto, è come le piume d'oca però meno costosa, e questa roba
esce dal cuscinetto, viene fuori, si insinua attraverso il tessuto e non è bella da vedere, per cui io so già che andrò a rimuovere tutta questa parte. Ora, come già detto in altri episodi, una volta selezionate le immagini, io ho messo una stellina sulla prima foto e una stellina sull'ultima foto, quindi questa qui è la mia serie che mi serve per il focus stacking. Potevo mettere anche un colore, potevo fare in mille modi diversi, ho scelto di usare la stellina, è a discrezione. Quando andiamo a esportare le immagini che abbiamo scelto, io consiglio di esportarle in formato Photoshop e di mantenere i metadati, quello va bene, e di andare a scegliere 16 bit e Adobe RGB 1998, ovviamente 300 pixel di risoluzione. Questo perché in questo modo manteniamo la massima risoluzione e la massima profondità, cosa che non avremmo se andassimo a fare la stessa cosa in JPEG. Ora vi dico la verità, in questo caso io le ho esportate in JPEG perché andava più che bene per i miei scopi, non avevo bisogno di quella qualità, però se state scattando per un cliente importante e volete offrirgli qualcosa di più, vi consiglio di esportare in formato PSD in maniera tale da mantenere più informazioni sul colore. Benissimo, ora siamo qui e abbiamo tutte le nostre immagini. Nel momento in cui abbiamo deciso che queste sono le foto per il nostro focus stacking, quello che dobbiamo fare è impilarle all'interno di un unico livello. Per cui quello che andiamo a fare è File, Scripts e Load Files into Stack. Questo ci apre una finestra di dialogo da cui possiamo, con una certa fatica, andare a prendere le immagini che avevamo selezionato, sbatterle lì dentro, lui ce le seleziona tutte automaticamente, noi gli diciamo apri e gli diciamo di allinearle automaticamente. Questo ci aiuta un pochino perché se io avessi mosso la camera mentre stavo facendo il focus stacking avrei potuto disallinearmi di micron, ovviamente, però è più che sufficiente per disallineare le immagini a questo livello di ingrandimento, e quindi gli dico di provare ad allinearle lui. Ora, fatto questo, noi ci troviamo con un documento con dentro tutte le nostre immagini e vedete che sono tutte belle impilate e abbiamo i nostri cambi di focus. A questo punto quello che io devo fare è che le vado a selezionare tutte, vado a sbloccare il livello di sfondo, vado a selezionarle tutte e gli vado a dire... Allora, prima devo rasterizzarle perché qui sono oggetti avanzati, quindi le rasterizzo. Una volta che le ho rasterizzate gli posso dire Auto Blend Layers. Qui lui mi chiede panorama, ma questo è uno stitching, non ci interessa. Invece Stack Images, questo è quello che ci interessa. Queste due cose le lascio spuntate, va bene così, io gli dico ok e mi ritrovo con un file che somiglierà a questo. Quindi, come potete vedere, noi qui abbiamo la singola immagine con una maschera applicata. Questa maschera sta mettendo in evidenza solamente le parti bianche, cioè solamente le parti a fuoco, quindi in questo caso la ghiera superiore. Se passiamo alla prossima immagine abbiamo un pezzo di vetro, passiamo alla terza immagine abbiamo un pezzo di quadrante e così via, e queste sono tutte le nostre porzioni di immagine a fuoco che insieme vanno a comporre l'immagine perfettamente a fuoco. Vedete che nel momento in cui io ho una singola immagine, questa è una singola foto scattata F1 ed è a fuoco la parte più vicina, vedete che da qui in poi è tutto sfocato. Quindi se io voglio tutto questo soggetto a fuoco devo per forza ricorrere al focus stacking. Qui, come potete vedere, ci sono un po' di artefatti dovuti al fatto che il merge non è stato perfetto, ma quella è una cosa che si va a sistemare dopo tranquillamente andando ad agire con i pennelli su queste maschere. Un'altra cosa che sicuramente farò, come già detto, è che andrò a rimuovere il cuscinetto sotto e andrò a mettere un gradiente, un altro tipo di texture, qualunque altra cosa, però voglio assolutamente eliminare tutti questi pelucchi del cuscinetto. Ovviamente poi su un'immagine di questo tipo dobbiamo andare a pulirla. Io qui, come potete vedere, ho già cominciato l'operazione di pulizia, non l'ho ancora finita, quindi andrò avanti a sistemare questa immagine, pulirò per esempio questa intersezione dove c'è un pochettino di accumulo, andrò magari a respingere dentro la corona, quindi andrò a scontornare la corona e l'avvicinerò al resto della cassa per non far vedere questa discrepanza. Qui avevo estratto la corona per bloccare la lancetta dei secondi. Ecco, come potete vedere, qualcuno mi aveva chiesto come mai gli orologi si fotografano sempre alle 10:10. Fondamentalmente il motivo è che bisogna lasciare scoperto il logo. In questo caso lascio scoperto il logo ed essendo questo un cronografo ho anche portato la lancetta del cronografo tra 35 e 40 in maniera tale che non stia, perché questa è una lancetta che normalmente sta a ore 12, quindi sarebbe stata proprio sopra il logo, quindi in questo caso l'ho dovuta assolutamente spostare. Come potete vedere è un gran bel quadrante, c'è del lavoro da fare perché questo è un orologio di 30 anni fa, è un orologio vintage, quindi ha un po' di segnetti che si vedono solo in fotografia, dal vivo sotto la luce del sole non si percepiscono assolutamente questi segni che sono microscopici, però a questo livello di ingrandimento e con questa luce rasente vengono fuori un sacco di difetti che sono da far sparire.
quindi questa è tutta roba da rimuovere. Qui ci sono anche un paio di ammaccature che vi assicuro a occhio nudo io non le vedo queste ammaccature sopra la lunetta. E fatemi sapere a questo punto se vi interessa vedere il risultato finito, perché potrei portarvi un nuovo contenuto dove vi faccio vedere come è venuto fuori il risultato finale. Bene amici, come avete potuto vedere si tratta di una cosa semplice sulla carta, non è una roba complicatissima, però vi assicuro che richiede parecchio tempo. Il posizionamento non è per niente facile, io ho dovuto usare un cuscinetto imbottito con sotto un tessuto, perché per posizionarlo bene dovevo fare delle pieghe col tessuto in maniera tale da fargli prendere l'angolazione che volevo io lo volevo dritto la maggior parte dei casi, per cui dovevo continuamente spostare questo tessuto sotto per tenerlo in posizione, poi magari si muoveva, allora dovevo rifare. Insomma, questa è la prima difficoltà. La seconda difficoltà, le superfici riflettenti, e questo particolare orologio non è l'unico, ovviamente ce n'è tanti, ma l'Omega Speedmaster ha il vetro a cupola e quindi si tratta di un vetro bombato che riflette da tutte le parti, e è abbastanza complicato da gestire e fa un effetto di luce molto bello se si posiziona una luce in un certo modo. Infatti è quello che ha fatto il brand quando ha prodotto le immagini promozionali di questo orologio, ed è quello che io sono andato a cercare di copiare, di emulare. Come avrete notato, il riflesso sopra il vetro della foto originale è molto più morbido e diffuso rispetto al mio, e questo secondo me dipende dal fatto che avevano un bank molto più grande e che avevano messo un foglio di carta velina tra il bank e la scena, quindi avevano una diffusione molto superiore a quella che sono in grado di avere io nel mio studio, che è piccolo, e oltretutto non avevo lo spazio sufficiente e non avevo neanche il bank di quelle dimensioni. Avevo un Octabox di quelle dimensioni, ma l'Octabox non va bene per questo tipo di foto perché lancia una luce circolare, invece su un prodotto come questo io voglio una luce rettilinea, quindi mi serve un bank o uno Streetbox, e infatti ho usato uno Streetbox e però non era grande abbastanza. Sono ovviamente belle cose, è stato molto divertente, e fotografare orologi devo dire che è una delle cose che mi dà più soddisfazione in assoluto, paesaggi e orologi, perché sono cose, volendo, anche stupidamente tecniche, perché si potrebbe fare in maniera molto più semplice. Si poteva fare una foto diversa, per esempio questa che vi faccio vedere è una foto diversa che è stata fatta con un singolo scatto con il set ormai allestito, però fondamentalmente è una foto che va bene anche questa, è meno tecnica, è meno curata. Questo qui è semplicemente un frontale con un singolo scatto, va bene per illustrare il prodotto, non è la stessa cosa. E quindi quando interviene quel livello di tecnica, per cui bisogna stare lì a ragionarci, a pensare come fare, come renderlo al meglio, ecco che a me si attiva il cervello e mi diverto. Se anche per voi è così, se le sfide vi attizzano e vi fanno venire la polvere di fata negli occhi, io vi invito a iscrivervi a questo canale cliccando il bottone qui sotto, attivate anche la campanella così non vi perdete le notifiche. Vi ricordo anche di lasciare un like a questo video se il contenuto vi è piaciuto, così mi fate capire che sto andando nella direzione giusta. È stato un piacere trascorrere un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video.